Mister Silvestri diceva: noi siamo una squadra comunque giovane, briosa. Oggi però questo brio non si è visto, c'è rammarico per questo punto che sembrava ormai in cassaforte? A me quello che dice Silvestri non mi interessa. Silvestri deve pensare a giocare e non esprimere opinioni sulla squadra, assolutamente. Non è compito suo esprimere giudizi sulla squadra, sul brio, non brio e via dicendo tutto. Deve pensare a fare il giocatore, questo ci preciso. Perché non era una critica? Di no, non è una critica, però i giocatori devono pensare che siamo in una situazione in cui non si può regalare una partita del genere, con tutto il rispetto per il Messina che ha fatto la sua partita, ha avuto le sue occasioni. Ma non si può prendere un gol come abbiamo preso noi, con troppa leggerezza. Questa squadra ha questo difetto che ha questa gioventù. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, solo che quando siamo arrivati lì non siamo arrivati decisi, concreti. Se andiamo ad analizzare un pochettino l'andamento anche del primo tempo, abbiamo tenuto, penso, fuori casa 30-35 minuti la palla. Abbiamo trovato una squadra che però ci ha chiuso tutti gli spazi, era pronta a ripartire con la cattiveria. Ha messo più cattiveria e più determinazione di noi sui momenti importanti della partita. Ecco, è proprio nel primo tempo il vostro, diciamo, maggior rammarico? Ma non è un maggior rammarico, io penso che noi non siamo il Real Madrid, non siamo i primi in classifica, siamo una squadra che ha 24 punti, che viene fuori casa a giocare contro una squadra che mentalmente ha una classifica sicuramente, ha probabilmente anche una caratura superiore, questo non lo mettiamo in dubbio, ha una classifica migliore, veniamo, cerchiamo di giocare la nostra partita a viso aperto, abbiamo le nostre occasioni perché siamo arrivati con Masini il secondo tempo e via dicendo, siamo arrivati troppe volte al limite dell'area, siamo arrivati a battere 2-3 punizioni, 2-3 calci d'angolo, cioè una squadra deve cercare di sfruttare di più questo tipo di situazioni, non possiamo pensare che la squadra avversaria ci conceda tutto su un piatto d'oro, e alla fine paghiamo perché abbiamo fatto un errore, un fallo laterale, andiamo a battere il fallo laterale, di tacco cerchiamo di dare via la palla, questa non è la mentalità per salvarci. E qual è la mentalità per salvarsi? La mentalità per salvarci è di guardare in faccia la realtà, sapere che siamo giovani, sicuramente dobbiamo avere più aggressività come abbiamo fatto in altre partite e cercare di limitare questi. Sono errori di gioventù che cerchiamo di eliminare al più presto. Il cammino diventa difficile perché ormai la classifica è ben delineata, lo sapevamo che c'era da soffrire, però evidentemente non siamo riusciti a coinvolgere tutti in questo determinato discorso. Le assenze oggi quanto hanno pesato? Herrera comunque per voi un giocatore che fa la differenza? Herrera per noi è un giocatore importante come un giocatore importante Tortolano, come un giocatore importante altri giocatori di cui abbiamo dovuto fare a meno, ma questo non significa niente. Questi ragazzi hanno dimostrato in altre situazioni di poter fare a meno di Herrera, di Tortolano, di Masini, di chiunque. L'importante è la mentalità con cui scende in campo. Noi oggi dovevamo avere, rispetto a loro che probabilmente dovevano avere una mente un po' più tranquilla, dovevamo avere una cattiveria diversa, essere più decisi negli episodi. Loro sono stati concreti negli episodi determinanti, noi no.